io avevo detto il primo giorno in cui sono venuto che non avevo problemi alla vigilia di parlare di formazione, ma perché questo? Perché una volta che arrivi al sabato, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Ma se durante la settimana si comunica perennemente ogni cosa che viene fatta dalla Salernitana, allora mi sono andato a prendere, così rispondo alla domanda poi, mi sono andato a prendere, ho detto mi fai vedere tutte le pagine dei giornali delle varie squadre. Non c'era una sola riga su nessuno, cioè si potrebbe giocare così, ma si potrebbe giocare anche in quest'altra maniera. Poi forse rientra Tizio, ma non è certo, forse può rientrare Caio, che questo fa parte del gioco. Solo qui viene detto, giocheranno questi, farà sicuramente questo, che è uno svantaggio pazzesco detto di me. Perché? Perché se io devo, rispondo alla domanda, in base all'atteggiamento tattico di una squadra, cambia completamente A, formazione, B, comportamento della squadra. Quindi perché io devo andare sempre a carte scoperte quando non c'è, ripeto, ne ho viste 9, non potevo vederle tutte, 9, non c'è una sola riga in cui si dice sì, la formazione probabilmente verrà mantenuta, però c'è la possibilità che ci sia questa variazione, c'è anche la possibilità che rientri Tizio, ma probabilmente Caio verrà, quindi significa tutto e niente. Allora diventa difficile, perché se io so, perché se io ti chiedo come gioca, l'altra volta qui mi hanno detto il Frosinone giocava sicuramente 4-3-1-2, poi è venuto e non ha giocato 4-3-1-2. Ho capito, ma perché la Cremonese deve sapere come gioco io, scusa, fammi una domanda, dammi, se tu questa volta mi devi dare una risposta, perché se no giochiamo veramente, no, non è normale tutto questo, no? Cioè, per carità, io capisco che si debba assolutamente scrivere, cioè, c'è necessità di notizie, quindi le notizie di volta in volta uno le dà, ma le dà se vengono poi tra virgolette anche in parte un po' gestite, perché se no io la formazione dico non ho problemi a darla al sabato, perché una volta che sei alla formazione puoi sapere tutto quello che vuoi, ma non hai più tempo per provare qualche cosa. Ma se tu me la dai a mercoledì, al giovedì, a venerdì, questo è una cosa che è assolutamente poco produttiva per noi. Quindi detto questo, poi ognuno fa come meglio crede, però questa è la situazione. Quindi in base all'atteggiamento cambierà qualche cosa. La seconda, Cerci non è convocato perché è rimasto insieme a Belong a lavorare, perché giovedì facciamo un'amichevole, quindi riusciamo, vediamo se riusciamo a fargli fare 90 minuti, vediamo, lo mettiamo in condizione di poter incominciare ad avvicinarsi, quindi è tutto programmato, quindi niente di che. Prima di dell'Entella avevo detto che era una verifica su una risposta che ci aspettavamo, cioè, non è che abbiamo fatto niente di trascendentale, però c'è stata comunque una risposta di attenzione, di applicazione, di approccio. Quindi oggi, se posso usare, devo dare una risposta, dico che è una verifica su una conferma. Quindi voglio dire, se noi ritorniamo a essere quelli di Pisa, è evidente che il lavoro è enorme ancora da fare. Se noi siamo quelli di Chiavari è sufficiente per sperare in qualche cosa. Se noi siamo meglio di quelli di Chiavari è evidente che ha un senso gigantesco, perché vuol dire che fai un ulteriore passo avanti su un campo difficile contro una squadra che è stata costruita naturalmente per vincere da in difficoltà. Quindi quando c'è una squadra in difficoltà c'è sempre la partita tra virgolette della vita, quindi ed è un test che non mi spaventa, è un test che mi incuriosisce molto, nel senso che bisogna vedere se vai là sperando di fare risultato o vai là con la convinzione, la voglia di fare il risultato, sono due cose completamente diverse. Questa, purtroppo sono passaggi che questa squadra che è giovane, che si sta formando, si sta piano piano forgiando, deve attraversare. La risposta però è sempre il campo che te la dà, quindi sono curioso e anche speranzoso, devo essere sincero, però aspetto sempre il campo, perché così come era assolutamente in attesa il primo tempo di Pisa, ai miei occhi era assolutamente inatteso, quindi mi aspetto, può succedere qualsiasi cosa, però dopo quell'esperienza abbiamo dovuto affrontarla in maniera abbastanza
chiara, e la risposta è stata di una squadra che voleva entrare in campo a chiave con l'entella, con la voglia, poi con pregi e difetti, con la possibilità di fare molto meglio. Quindi, detto questo, ripeto, è una verifica sulla conferma di quello che abbiamo fatto e sulla voglia di migliorare quello che abbiamo fatto. Ma se io devo parlare di motivazioni, io rimango un po' basito, perché se questa squadra ha bisogno di motivazioni vuol dire che abbiamo buttato via del tempo. Cioè, qui stiamo parlando di una squadra che tanto è giovane, tanto ha degli obiettivi individuali, ha degli obiettivi collettivi, ha necessità di capire qual è la strada da seguire per raggiungere questi obiettivi, e se non hai motivazione tutte queste qui sono solo parole, rimangono solo chiacchiere da bar. Io non posso pensare che non ci siano motivazioni. Cioè, io provo naturalmente, fa parte del mio lavoro a dargli, ma deve arrivare un momento in cui non devo più dare motivazioni, devo calmare le motivazioni dei miei giocatori, perché se no vuol dire che non cresceremo mai. Quindi ecco perché è una verifica, dicevo prima, una verifica su una conferma di quello che abbiamo fatto, perché l'approccio è stato completamente diverso fra Pisa e Chiavari. Io mi auguro che l'approccio sia ancora migliore rispetto a qui, anche perché se non hai un approccio migliore perdi, su questo non ci piove, perché tu vai a prendere i giocatori della Cremonese, 7-11 hanno vinto minimo 3-4 campionati a testa. Noi veniamo da 9-11 che sono reduci della retrocessione, quindi stiamo parlando di due mondi completamente diversi, ma due mondi che vogliono cambiare, almeno il nostro che vuole cambiare, vuole provare a lavorare per diventare protagonista. E allora ritorno al passato: per diventare protagonista non diventi dall'oggi al domani, ma attraverso degli step. Quando io, forse proprio a te, dopo Pisa, mi hanno detto è la giornata peggiore, mi auguro che sia la giornata migliore, perché se questo ci insegna qualche cosa direi che il passo è gigantesco. Quindi Iallo deve lavorare per crescere, questo non c'è dubbio. Cioè, Iallo ha dei margini di miglioramento, è uno di quelli che ha margini di miglioramento maggiori, perché sta, secondo me, scoprendo alcune cose che, di cui non era assolutamente a conoscenza, e forse neanche gliene fregava più di tanto, sinceramente, nel senso della non conoscenza, quindi non sa che esistono. Quindi oggi Iallo sta cercando, si sta violentando per cercare di capire che cosa serve a lui, oltre che alla squadra naturalmente, ma cosa serve a lui per diventare un giocatore importante, perché Iallo oggi non è importante. Importanti sono quei giocatori che il mercato dice questo giocatore è un peccato tenere in questa categoria, questo è un giocatore importante. Oggi Iallo sta lavorando per diventare un giocatore importante. Devo essere sincero che rispetto all'inizio a oggi Iallo ha un approccio al lavoro completamente diverso, quindi è chiaro che ci vuole ancora del tempo, però sono anche lì estremamente fiducioso.